acquistare la maglietta della tua squadra del cuore a un prezzo bassissimo, mi raccomando, vai in link in descrizione, maglia da calcio super e con il codice ValexRossi hai il 10% di sconto. Tutto link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati al vostro ValexRossi de fiducia. Mi raccomando ragazzi, state il link in descrizione per acquistare la maglietta a un prezzo bassissimo e con il codice ValexRossi hai il 10% di sconto. Tutto link in descrizione. Allora, perché faccio questo video? Faccio questo video perché mi state chiedendo tutti quanti mi state chiedendo ovviamente questa domanda. Alex, cosa ne pensi contro la Roma? Contro la Roma può venire? Contro la Roma se la ridono perché giustamente la Roma non può pagare lo stipendio a Conte. Ma per quanto si parla, per quanto ho sentito io tra radio romane, anche essendo io a Crotone, io ascolto radio romane perché si possono ascoltare via web le radio romane e testate giornalistiche vicino alla Roma, dicono che Conte dovrebbe arrivare perché si è stuzzicato diciamo, si è stuzzicato al progetto. Un progetto che non è come il Bayern, come il PSG, come la Juventus, che hanno già dei giocatori forti e vincono al 100%. La Roma comunque sia quell'ostacolo che tu devi superare e portare, veramente sarebbe una cosa bella perché a Conte piacciono le sfide. Si è visto in nazionale che si è messo in gioco con giocatori del calibro di Zaza, Pelé, Giaccherini, che c'è stato più Thiago Motta con numero 10. E quindi, e poi abbiamo fatto bene, comunque siamo usciti in semifinale, se non erro, con la cazzata di Pelé che ha fatto e De Zaza il ballo di qua. E quindi ragazzi, a Conte sarebbe stuzzicato dal progetto, però poi viene la cosa fondamentale, lo stipendio. La Roma quanto darebbe a Conte di stipendio? 9 milioni e mezzo non glieli darà mai, ragazzi, non glieli darà mai, non perciperà mai lo stipendio che prendeva al Chelsea, ragazzi, purtroppo bisogna dirlo. Secondo me si arriverà a chiudere a un 6 milioni e mezzo, 6 milioni qualcosa, 6 milioni, 6 milioni e mezzo, 5 milioni, 5 milioni, tra i 5 milioni e i 6 milioni e mezzo, ragazzi. Non credo che la Roma dia 7 milioni a Conte perché non se lo può permettere, poi perché comunque sappiamo, però tutti quanti dicono comunque. I tifosi comunque pregano ogni giorno, preghiamo ragazzi, veramente, ragazzi, vi giuro che se viene contro la Roma non so che video farei, esploderebbe YouTube, ragazzi, esploderebbe il mio canale YouTube. Qua escono comunque Conte alla Roma, euforia social, un sogno, andiamo in pellegrinaggio. Eh sì, andiamo in pellegrinaggio, ragazzi, tutti quanti in pellegrinaggio. Magari arrivasse Conte, ragazzi, la mentalità vincente, una mentalità, mo arriveranno le persone che scriveranno sotto questo video: ah, Conte non viene, ah, prendetevela nel culo, ah, quando cazzo ne viene Conte, ma quando cazzo ne viene Conte. Sognare non costa nulla. Sognare non costa nulla, io dico non succede, ma se succede, come l'anno scorso che io nell'altro canale dissi, non succede ragazzi che ritorno ribaltiamo il risultato, ma se succede, poi tutti a prendermi per culo, no, la Roma che cazzo è spacciata col Barcellona, poi siamo passati, ho detto pure non succede che passiamo il girone con Atletico Madrid e Chelsea, no, siete spacciatissimi, spacciati, invece poi siamo passati da primi. Ragazzi, le voci quasi vanno più sempre insistenti. La voce di Sarri è sparita. Sarri è sparita. Petrarchi comunque dovrebbe essere il nuovo DS della Roma del prossimo anno. E veramente, ragazzi, io so che molte volte comunque, ragazzi, ho bestemmiato nei video, ma non ho bestemmiato perché io non sono cattolico, non credo in Dio. Io sono un credente, ragazzi, di quelli esagerati, veramente lo dico. Non sono uno che fa casa e chiesa, però giustamente io certe volte, ragazzi, mi viene la bestemmia perché io dalla mia Roma vorrei molto, ma molto di più. E io prego, prego Dio veramente che Conte viene alla Roma, che Conte viene alla Roma. Preghiamo, facciamo un atto di preghiera tutte le mattine quando ci alziamo dal letto, facciamo Conte prega per noi, Sant'Antonio prega per noi. Dobbiamo far sì che Conte venga alla Roma, ragazzi, perché se vogliamo fare il salto di qualità, il salto di qualità non lo fai con Giampaolo, con Mialovic, fammi un esempio, con Caccielib, Pioli, con Cossa, Cossosa,
Il salto di qualità non li fai con questi allenatori, ragazzi. Purtroppo il salto di qualità non li fai con questi allenatori. Quindi l'unico allenatore che potrebbe far risollevare è la società. Pallotta potrebbe riavvicinare il rapporto, riallacciare il rapporto che si sta proprio rompendo con i tifosi e portare Conte alla Roma. Dovrebbe fare questo sforzo economico, ragazzi. Sforzo che la Roma non si può permettere. Ma Conte sarebbe perché un amico suo, che non ricordo di Conte, che si chiama di Livio, di qualcosa, che è un amico di Conte, ha detto che Conte è stuzzicato dal progetto della Roma, però poi quando si intavolerà con Pallotti discuteranno comunque dei soldi, è lì che poi, ragazzi, chi quello è, perché Conte poi è stuzzicato quanto vuoi, ma 2 milioni di euro, 2 milioni al... non glieli... Conte ti sputa. Minimo, minimo, 7 vuoi salvare 5-6 milioni. Forse Conte si abbasserebbe l'inforse. Io non è che ho messo io, ovviamente, ragazzi, sono gasato. Se mi dicevano Giampaolo alla Roma è fatta, Giampaolo in conferenza stampa dice il prossimo anno sono alla Roma, è normale che non sono gasato, ragazzi. Normale a chicchi. Ma pure se veniva Sarri. Ci può stare il bel gioco, ma Sarri non è che mi faccia impazzire io, l'ho sempre detto in tutti i video, l'unico allenatore che anche nei video e non, perché io comunque anche parlando con amici e con parenti comunque dicevo che l'unico che voglio alla Roma è Conte, Conte se vogliamo ri rinascere, se no io preferisco restare con Sor Claudio, con Ranieri, punto. O Ranieri o Conte, due sole cose. Un allenatore del cazzo, Pioli, sa, come si chiama, Pioli, Giampaolo, Mazzarri, Nicola, Zenga, teneteveli voi, non li voglio perché se ci dobbiamo salvare e te posso dire va bene Giampaolo, ci salviamo e via, finita la storia, però ragazzi, indipendentemente da come andrà la Roma, te quarto posto, se indipendentemente Ranieri non sarà riconfermato sulla panchina della Roma, perché comunque ragazzi già lo sa Ranieri, quindi Ranieri è venuto solo per un atto di cuore e di amore alla Roma. Io spero e prego che Conte venga alla Roma. Preghiamo tutti quanti. Santo Conte, prega per noi. Mamma mia, ragazzi. Vi giuro che se viene Conte esplode YouTube. Spacco tutto, ragazzi. Mamma mia, Conte alla Roma. Non vedo l'ora che finisce il campionato. Magari poi la prenderemo nel culo con un allenatore del cazzo. Però, ragazzi, non vedo l'ora che finisce il campionato per sapere chi cazzo è l'allenatore da Roma del prossimo anno. Voglio vedere. Io spero di vedere Conte in conferenza stampa. Veramente io giuro che morirei, mi prenderebbe un corpo moro. Sono morto l'anno scorso per Roma, Barcellona, moro quest'anno quando vedo Conte sulla panchina da Roma, così bello che si metterà. Ciao a tutti, siamo qui per presentare il nuovo allenatore della Roma, che è Antonio Conte. Lascio la parola ad Antonio. Io giuro che lì moro, ragazzi, moro, 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 moro. Quindi mi piace qualcosa. Quindi ragazzi, preghiamo a Dio che Conte venga alla Roma, ragazzi. A chicchi. So che mi venite a dire, ma tanto quando viene, ah ah ah, come in alcune pagine dicono, ormai è passato il pesce d'aprile, quella. Ma perché scusate, ma Conte un po' venire alla Roma? Non può venire. Noi mica stiamo a parlare di che siamo Archivo Verona, o siamo l'Empoli, o siamo a Bologna, per tutto il rispetto, cazzo. Cioè, ma veramente stiamo a fare, ragazzi? Cioè, ma mettiamo che Conte viene alla Roma. Poi ve la prendete nel culo tutti quanti voi che dice che dite che non è vero, perché sai quante volte che giro su Facebook, su Instagram e vedo ah, il pesce d'aprile è già passato, basta con queste fake news, ah, la Roma quando se lo può permette Conte. Perché non è un top allenatore, la Roma non può venire. Sempre allenatore del cazzo dobbiamo avere noi, sempre allenatore del cazzo. Vabbè. Ragazzi, speriamo che vedevo di tifosi romanisti, preghiamo e speriamo, quindi dai ragazzi. Tanto lo so che arriverà quello lì che dice ah, così, aspetta e spera, qua e là. Ah, regà, al momento sono solamente voci, però le voci si fanno sempre di più essere insistenti, mica se no a quest'ora ci parlavamo di Sarri alla Roma, le voci più insistenti, qua e là, perché l'Inter riconfermerebbe Spalletti, a quanto ho letto, ragazzi, poi da qui, che siamo al 25 di aprile, fino a giugno, ne usciranno di nomi, ragazzi, proprio a bizzeffe, proprio tra Dzeko all'Inter, ma non la sala Juve, Conte alla Roma, Spalletti che rimane, quello che va via, quello che sa piangere il culo, quello che... Ragazzi, so, ne usciranno tante le voci. Speriamo
Staremo a vedere, ragazzi, cosa succederà da qui a giugno, perché io lo dico, queste qui sono voci che si vanno sempre di più giorno dopo giorno, stanno crescendo. Speriamo, ragazzi, speriamo, speriamo, speriamo. Conte, te prego, Conte, facci, vieni, Conte, 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 alla Roma. Speriamo la Madonna che arriverà, Conte, veramente, ragazzi, eh. Mamma mia, giuro che spacco la mia camera, ragazzi. Vedete la mia camera quant'è, ragazzi? Non è che è grandissima. Qua c'è la televisione. Ma vedete, ragazzi, non è che è grandissima. Spacco il letto, ragazzi. Spacco il letto. A parte gli scherzi, ragazzi. Speriamo che Conte veramente venga alla Roma. A parte gli scherzi, ragazzi. Ma sarà un sogno? Domani ci svegliamo. Giampaolo alla Roma. Chi lo sa, ragazzi? Fino a giugno. Preghiamo, incrociamo le dita. Che dire, ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ragazzi, io non lo so, ragazzi, non lo so, pure il Corriere dello Sport ne parla, ragazzi. Mamma mia, speriamo, 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 ragazzi, speriamo, speriamo. Io prego, ragazzi. Ma vogliamo far ritornare la Serie A competitiva? Allora, mettiamo. Non mettiamo Allegri alla Juve, Conte alla Roma, Sarri al Milan, Spalletti all'Inter e abbiamo fatto, vedi, Allegri Juve, Conte Roma, Sarri Milan, Ancelotti Napoli, cosa, come si chiama? Spalletti Inter, ragazzi, facciamo una Serie A, ritorniamo a una Serie A competitiva, competitiva, ragazzi. Sarri al Milan farebbe veramente bene, quindi facciamo Allegri Juve, Conte Roma, Ancelotti Milan, Sarri Milan e Spalletti Inter. Beh, sta bene, ragazzi. E Montella Fiorentina, ragazzi. Montella Fiorentina è Inzaghi Lazio. È Inzaghi Lazio, ragazzi. Inzaghi Lazio. Perché Inzaghi Lazio comunque non buttatelo via, Inzaghi, che va fatta arrivare in finale dei de Champions League. Anche perché vedevo in alcune due settimane fa, quando la Lazio comunque aveva avuto un declino. Comunque. Ho visto che tutti Inzaghi vattene, Inzaghi vattene. Oh, tenetelo stretto Inzaghi, che Inzaghi comunque va fatto arrivare in finale di Champions League, sì, di Champions League. Fatto arrivare in finale di Coppa Italia, ragazzi, mica poco, Magari ci arrivassimo noi in finale di Coppa Italia. E magari comunque dipende da stasera dal risultato tra Atalanta e Fiorentina, Occhio che la Lazio potrebbe vincere addirittura un'altra Coppa Italia, E c'erano tifosi che criticavano 2 settimane prima Inzaghi, Quindi anche dopo la partita col Chievo, tutta critica a Inzaghi. Ma occhio ad Inzaghi può vincere la Coppa Italia, dopo la Supercoppa. Quindi ragazzi, io che dire, vi mando un grosso abbraccione, un salutone e veramente ragazzi, speriamo bene ragazzi, veramente contro la Roma. Ma io ti giuro che se viene contro la Roma e vince il campionato con Schick, mi faccio da Crotone fino a New York a piedi. Se vince il campionato con Schick ragazzi, con Schick. Ha vinto con Matri, Quagliarella, per tutto il rispetto, chi aveva De Ceglie, Padoin, chi aveva ragazzi, chi aveva De Ceglie, Padoin, chi aveva, minchia ragazzi, con De Ceglie ha vinto il campionato Conte, vabbè, la trascendere il gol dei Muntari che se lo dava la Juventus, non vinceva lo scudetto, ragazzi, l'anno dopo ha fatto 100 punti, 100 punti, mamma mia. E lì era una Juventus che non è quella di adesso, Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa, Bernardeschi, Emre Can, ragazzi, noi c'avevamo Cristante, Nzonzi, Pellegrini, Zaniolo, cazzo, se poi comunque gli fai un buon mercato a Conte, porca miseria, speriamo bene ragazzi, che io mi sono rotto il cazzo di non vincere, manco una Coppa Italia, porco zio, io spero che Pallotta si metta mano al cuore per una volta e dice Conte, siediti qua, quanto vuoi? 9 milioni, io te posso dare solo 6. Fallo per l'amore di tutti i tifosi che ti stanno aspettando a Trigoria, ti stanno aspettando all'aeroporto a Fiumicino, ti stanno aspettando allo stadio. Fallo per loro, fallo per noi, Conte, fallo per noi, per favore. Andate tutti quanti, se ha un profilo Instagram, Conte, hashtag Conte viene alla Roma, andate a bombardarlo a Conte, andate, citofonateli a casa, andatelo a trovare, ragazzi, due cazzo, mandategli i piccioni viaggiatori. Conte deve venire alla Roma, facciamo impazzire il web deve impazzire, Conte alla Roma, mamma mia, ragazzi.
Mamma mia, se viene Conte, porca miseria, non me ne frega un cazzo del calciomercato. Per me possono fa quello che cazzo, possono prendere pure Simitar, Crotone, che cazzo me ne frega, l'importante è che prendono Conte. Cazzo, Conte vincerebbe pure con Simi attaccante. A chi? Piamo Conte, poi vediamo, mamma mia. Lasciamo 6 commenti che tanto arriveranno. Sogna, sogna, quando cazzo viene Conte? Raga, sognare non costa nulla. Come avete sognato voi per Ronaldo, che io sapevo che Ronaldo andava alla Juventus al 100%, sogno pure io con Conte. Ciao, iscrivetevi al canale, è sempre Forza Roma. Fate impazzire il web, hashtag Conte alla Roma.